puttana. Uffa. Bastarda! Uffa. Stavo giusto dicendo che non avevo ancora visto un attacco top water quando è arrivato il primo, e poi ci sono ripassato, gli era piaciuto il Cobra Mollet X da 13 grammi, eh? Gli era piaciuto. Allora sono venuto a provare un po' di esche stasera. Sono uscito tardi, sono uscito alle 5 da casa. Sapevo che avevo giusto un'oretta o poco più. È il bello che di attività ce n'era, il fiume è in calo pauroso, drastico. Però è pescabile e attività ce n'è, però c'è anche da dire che i vecchi dicono che quando questo fiume è in calo c'è poco da cavare, e avevano ragione, perché veramente è il primo segno di attività che ho visto sull'esca. Ho visto cacciate, le ho provate tutte, ho provato eschette microscopiche, ho provato palettati, ho provato di tutto, però poi alla fine a me piace pescare top water, allora se ce n'è la possibilità insisto. Adesso ho cambiato canna, ho preso questa che mi sono preparato ieri, è abbastanza potente questa, anzi è molto potente, fin troppo. Wow, bello, poi ti faccio vedere. Questa è una canna 270, potenza nominale la danno 30 grammi, ma è decisamente sottostimata. Questa è una canna
fino, secondo me, poteva essere tranquillamente marchiata 20-50. Io l'ho rimontata tutta con l'aggiunta di questo vettino. La canna finiva qua e gli ho dato un pochettino più di morbidezza in cima con questo vettino. La potenza è rimasta comunque elevata perché adesso stavo pescando con 13 grammi. E buona, un'altra buona canna che mi sono preparato. Bene, 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 bene. Bello, bello ciccio, eh? Bello ciccio. Fammi vedere la situazione. Piaciuto il cobra, eh? Stai lì un attimo. Questo è il Mollet X Cobra da 13 grammi, seconda cattura per lui, e non è che abbia fatto proprio tantissimi lanci. Fantastico. Se volete rifarlo è semplicissimo, seguite le indicazioni che do per la costruzione del Mollet X Cobra da 10 e sostituite il piombo a pera da 5 con un piombo a oliva da 8. Lanciabilità pazzesca, ovviamente i 3 grammi in più si fanno sentire meglio, anche se poi sono di troppo quando bisogna pescare nel sottoriva, quindi è giusto avere uno e avere anche, è giusto avere questo qua da 13 grammi quando bisogna lanciare in mezzo, anche se poi questo l'ho preso sottoriva, ed è giusto anche avere artificiali più piccoli, più maneggevoli per spararli sottoriva. Sì, c'è tutto ragazzi, dai, lasciamolo andare. Guardate che bei pesci ragazzi, bellissimi, bellissimi, forse anche più di 70, questi li passa. Guardate che coda, ma che bello, 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 che bello. Vai, ciao bellissimo, vai, torna a nuotare e grazie per la cacciata che è stata bellissima. Puttana bastarda! Uffa. Stavo giusto dicendo che non avevo ancora visto un attacco top water.